Ecco l'essenza del cristianesimo, la croce. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinnegare se stessi. Sono parole. Se non vengono capite, veramente scandalizzano. Il mondo non vi dirà mai di rinnegare voi stessi, di perdere la vita, tutt'altro. Qui il Signore dice che dobbiamo rinnegare noi stessi. Rinnegare se stesso. Non vuol dire che dobbiamo annullarci, buttare via tutti i talenti, i doni che abbiamo ricevuto. Gesù non vuole che noi gettiamo via nel vuoto la vita che è il suo dono. Gesù vuole gente che fa fruttificare i talenti. Proprio questi giorni che ha frequentato la messa c'era questo Vangelo dei talenti. Vuole che fruttifichiamo i talenti, che la nostra vita sia abbondante, piena. Seguire Cristo non è macerarsi in sacrifici, ma conquistare una passione per l'esistenza in tutte le sue forme, per tutte le creature. Rinnegare se stesso vuol dire che capire che io non sono centro di questo universo. Ma è il fratello che deve contare. Non solo rinnegare noi stessi dobbiamo, ma il Signore aggiunge oggi prendere la croce. Prendere la croce non significa con pazienza soffrire o sopportare i dolori, le difficoltà. Non è questa la croce. La croce nel Vangelo è la prova che Dio ama me più della sua propria vita. Ecco, questo vogliamo cogliere questa sera. In questa domenica, perché è difficile capire il mistero della croce, lo sappiamo, anche Pietro si è ribellato, Dio non voglia, non ti accadrà mai, ma questo era pensiero del mondo. Infatti Pietro in quel momento è stato chiamato vai via da me Satana, perché tu pensi secondo il mondo. La croce. Per capire la croce di Gesù, io direi basta sostituire questa parola croce con la parola amore. Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda su di sé tutto l'amore di cui è capace. Dobbiamo prendere la nostra porzione di amore, allora prenderemo una porzione di croce che ogni amore comporta. Quando hanno chiesto a Madre Teresa di Calcutta, quando viveva ancora, madre, cosa vuol dire per lei la croce? Cosa vuol dire per lei amare?
dice amare vuol dire soffrire. Amare vuol dire soffrire. Che cosa vale un amore che non costa niente? Che amicizia è quella che non domanda la fatica, il sacrificio? Ecco, in Gesù abbiamo il più grande amico. Non c'è amore più grande di quello di dare la vita. E lui è salito su quel calvario per me. Gesù oggi ci ha detto che il figlio dell'uomo deve soffrire a causa degli anziani, dei scribi, farisei. Deve soffrire. Noi quando sentiamo queste parole ci scandalizziamo. Un Dio che entra nel dolore, un Dio che entra nella morte. Ma lui entra nel dolore e nella morte perché in quel dolore entri ciascuno di noi. Perché senza quel sacrificio di Cristo noi veramente arriveremo a una follia. Qualcuno vorrebbe salvare il mondo attraverso il potere, attraverso l'autorità, ma Gesù rifiuta questi mezzi. Gesù sceglie i mezzi più poveri, sceglie l'amore disarmato. Gesù sceglie il cuore limpido, il non fare violenza mai, il perdonare fino alla fine. Gesù sceglie l'abbraccio del povero, del lebbroso. Così ha fatto Francesco d'Assisi, così hanno fatto i seguaci di San Francesco. E poi Gesù dice, dopo la sofferenza, dopo la croce da prendere, Gesù dice seguimi, cioè fai come me. Se io mi sono commosso sulle folle stanche, sfinite, malate, sui lebbrosi, anche tu devi fare lo stesso. Devi vivere le passioni di Gesù. Ecco, noi cercheremo, come tutte le comunità cristiane, quando adesso inizieranno e apriranno, possiamo dire, le porte dell'anno pastorale, noi le apriremo 5 settembre, martedì, ecco, inizieremo a entrare nella passione di Cristo, nella passione d'amore e di misericordia per il mondo e per l'uomo. Così entriamo nella realtà di tutti i nostri gesti, di tutta la nostra realtà quotidiana. Entrare e vivere il nostro quotidiano con la passione di Gesù, con i gesti di Gesù. Chi perde la vita propria la troverà. Sì, quanta gente, i giornali lo dicono poco, anche in televisione, quanta gente proprio in questo tempo, non solo del quando c'era l'anno santo di misericordia, ma in questo difficile tempo dove sono accresciute i bisogni dei poveri, dei sofferenti, quanta gente ha offerto le ore della propria vita, le loro energie, le capacità per farle riversare verso i poveri, verso gli sconosciuti di questo mondo. Sono le testimonianze molto meravigliose che vanno per conto della santità di queste persone. Io sono certo che un giorno proprio la Chiesa, ecco, canonizzerà i santi, quelli dei nostri tempi, che hanno offerto
le giornate, i mesi, i tempi o le vacanze hanno offerto per persone che avevano bisogno dell'aiuto. Perché la vera vecchiaia, cari fratelli, è l'egoismo. La vera vecchiaia è l'egoismo, ricordiamoci. Se tu dai quello che sei, innanzitutto, prima di avere, essere, se tu dai quello che sei, sei figlio di Dio, sei creato all'immagine di Dio, sei cristiano, sei l'amico di Gesù, sei l'uomo di misericordia, se tu dai quello che sei, allora ti arricchisci. Se tu trattieni tutto per te, e ne abbiamo anche queste terribili testimonianze, se tu trattieni tutto per te, allora ti impoverisci. Se vogliamo veramente essere riflesso di Cristo, dobbiamo dimenticare la nostra vita. Se vogliamo amare l'altro, io devo rinnegare me stesso, devo dimenticare me stesso e dire: non esisto più, esisti tu, vivi tu, importante sei tu. E si lavora per quello che mi sta dinanzi. Sì, questo è il cammino bello, perché è veramente bello questo cammino, anzi lo possiamo già, prima di iniziare l'anno della misericordia martedì, dire: è un cammino di misericordia, un cammino di carità, un cammino di spoliazione, di donazione, di cuore trafitto. Tante definizioni sono per questo cammino. Perché ricordiamoci anche questo, che il cammino in pianura è facile ma noioso. Il cammino, se non vogliamo tradire Cristo, dobbiamo veramente metterci su quel cammino sentiero che porta verso l'alto, verso il Calvario.